Ed eccoci nella parte del video sulla Terra. Come detto nel primo video, potete fare questa parte da sola oppure attaccarla con il video precedente che era la parte tutta in piedi. Ci mettiamo in una posizione a gambe incrociate oppure in una posizione semplice, quindi con un piede davanti all'altro, le ginocchia aperte. E poniamo la mano destra sul ginocchio sinistro. Inspirando portiamo il braccio sinistro in alto e allunghiamo tutto il corpo verso destra. Lo sguardo in avanti, il braccio sopra l'orecchio, cercando di non sollevare il gluteo sinistro. Respiriamo allungando bene il fianco. E ancora un bel respiro. Inspirando, ritorniamo, appoggiamo la mano sinistra sul ginocchio destro, inspirando, salgo con il braccio destro, espirando, scendo verso sinistra, sguardo in avanti, il braccio sopra l'orecchio destro. Cerchiamo di tenere giù il ginocchio e allungare bene tutto il fianco destro. Un bel respiro, dentro e fuori l'aria, inspirando, risalgo, espirando, scendo. Andiamo a incrociare le dita, portiamo le braccia in alto, inspiro, espirando, incliniamo il busto verso destra, ancora sguardo in avanti, dritto davanti a voi. Alzo il respiro più su, verso le costole, verso la scapola, dentro e fuori l'aria, inspirando, torno al centro, espirando, scendo a sinistra. E apro, spalanco la scapola, dentro e fuori l'aria, inspiro, torno al centro, espirando, ruoto le spalle verso destra. Guardo verso destra, cerco di stendere le braccia, di allungare bene tutta la schiena. Ancora un respiro, dentro e fuori l'aria, inspirando torno al centro, espirando vado fuori a sinistra. Cerco di stendere i gomiti, di stendere tutta la schiena, di girare le spalle più che posso. Dentro e fuori l'aria, inspirando torno al centro, espirando fletto il busto in avanti, appoggio la punta delle dita, le mani a coppetta e scendo più che posso con il petto verso le caviglie, con la fronte verso il pavimento. Respiro con la pancia, con l'addome. Dentro e fuori l'aria, inspirando, risalgo, porto le braccia distese in alto, espirando, abbasso le braccia. Mi siedo con la gamba sinistra tesa e la gamba destra piegata, incrociata sopra la coscia. Cerco di tenere anche tutta la caviglia sopra la coscia. Cerco di non portare la caviglia nello spazio vuoto, ma deve stare in appoggio in modo da non farsi male. Cerchiamo di aprire il ginocchio in fuori il più possibile, anche con una leggera spinta della mano destra. E poi piede a martello, piede sinistro, inspirando saliamo verso l'alto, espirando chiudiamo il busto verso la coscia sinistra. Le mani scendono verso il piede o verso la caviglia dove riusciamo ad arrivare. Sguardo in avanti, schiena dritta, spalle in basso. E espiriamo. Cercando di chiudere l'angolo, busto, coscia. Cercando di portare in fuori il ginocchio destro. Quindi ammorbidire la caviglia e ammorbidire l'anca. Dentro e fuori l'aria, lentamente inspirando, risaliamo con le braccia verso l'alto,
Espirando scendiamo con le braccia in fuori, distendiamo la gamba destra e piegiamo la gamba sinistra. Nello stesso modo, il tallone verso la radice della coscia, la caviglia appoggiata sopra la coscia, non nello spazio vuoto. Se non riesco a tenere la caviglia sopra, appoggio il piede di fianco, ma non tengo la caviglia nello spazio vuoto. Apro in fuori il ginocchio con l'aiuto della spinta della mano. Gamba destra attiva, la punta del piede rivolta verso l'alto, spina dritta, inspirando, allungo bene la spina verso l'alto, tiro dentro l'ombelico, espirando, scendo in avanti, più avanti che posso, sguardo in avanti, schiena dritta, giù le spalle, respiro giù in fondo alla pancia, respiro con l'ombelico. Inspirando risalgo con le braccia distese in alto, espirando scendo con le braccia, distendo tutte e due le gambe, appoggio le mani 10 cm più indietro del bacino, chiudo i piedi, inspirando sollevo il bacino, cerco di andare ad appoggiare la pianta dei piedi, stringo bene le scapole e guardo il soffitto. Cerco di fare una linea unica tra gambe, busto e collo. Le dita delle mani sono rivolte verso i piedi. Belle attive le scapole. Se ho dolore al collo, tengo la testa dritta, guardo giù in fondo ai piedi, se non ho male al collo, tengo la testa protesa indietro, ancora un bel respiro, inspiro, espirando, appoggio il bacino a terra e vado ad appoggiare l'addome a terra. Piego la gamba destra e vado ad afferrarla, se posso, con tutte e due le mani. Il mento appoggio e cerco di tirare il tallone verso il gluteo il più possibile. Se ci arrivo comodamente, cerco di portarlo ancora più in fuori il tallone, verso l'anca, verso il pavimento. I gomiti in alto, la coscia rilassata. Respiro e poi espirando lascio andare la gamba destra, piego la sinistra, la afferro, se riesco con tutte e due le mani, metto appoggiato e tiro il tallone verso il gluteo. Verso il gluteo, se ci arrivo bene, vado anche all'esterno, verso l'anca, verso il pavimento. Poi inspirando sollevo anche la gamba destra, vado ad afferrare tutte e due le caviglie, le punte dei piedi rivolte verso l'alto, inspirando sollevo il petto, sollevo le ginocchia, alzo lo sguardo, scapole belle attive, spalle spalancate, cerco di fare un arco. Inspiro sollevandomi ancora di più, espirando rilasso, appoggio le mani a fianco del petto, sollevo il busto
e compenso l'innalzamento della schiena con la posizione del fanciullo seduto sui talloni, il petto sulle ginocchia, la fronte verso il pavimento, le mani sfiorano i piedi, le spalle abbracciano le ginocchia. I bei respiri lunghi e profondi. A massaggiare tutte le vertebre, in particolare quelle lombari, che si sono schiacciate con l'arco. Inspirando solo dal busto. E ci sediamo portando la gamba destra piegata, con il piede rivolto verso il ginocchio sinistro e il piede sinistro invece chiuso dietro verso il gluteo. Vi sto facendo da specchio in questo momento. Inspirando distendiamo il busto, tutti e due i glutei appoggiati, espirando andiamo in torsione verso destra. La mano sinistra si appoggia sul ginocchio destro e andiamo a guardare dietro, la mano destra appoggiata sul pavimento. Guardiamo oltre alla spalla destra, glutei appoggiati, faccio un twist con la parte superiore del corpo. Faccio leva sulla mano sinistra, sul ginocchio per guardare dietro ancora di più. Dentro e fuori l'aria, poi inspirando sollevo il bacino, sollevo il braccio sinistro, inarco la schiena, porto indietro il braccio, lo seguo con lo sguardo, il braccio destro dietro e disteso, allungo tutta la parte anteriore del corpo, cosce, addome e collo, inspiro, espirando ritorno. E inverto la posizione delle gambe, la gamba destra con il piede chiuso verso il gluteo, la gamba sinistra con il piede sul ginocchio destro. Inspiro, raddrizzo il busto, tutti e due i glutei appoggiati, espirando vado in torsione a sinistra, mano destra appoggiata sul ginocchio e giro, ruoto le spalle. Spalanco indietro la spalla sinistra, guardo oltre la spalla. Respiri belli, lunghi e profondi, vado a ossigenare completamente il corpo. Spingo ancora di più con la mano destra contro il ginocchio, ruoto le spalle, dentro e fuori l'aria e poi inspirando sollevo il bacino e arco indietro, portando indietro il braccio destro, guardo il palmo della mano, disteso il braccio sinistro. Inspiro, espirando ritorno. Appoggio la schiena a terra. Allaccio le ginocchia al petto. Mento abbassato, spalle aperte. Tiro bene le ginocchia verso il petto. Rilasso, cerco di abbassare l'osso sacro verso il pavimento, appiattendo tutta la schiena. Dentro e fuori l'aria. E poi inspirando distendo le gambe in alto, abbasso le braccia lungo i fianchi. Espiro, inspirando vado in candela, sollevo il bacino, uso le mani come sostegno e raddrizzo le gambe in alto,
scapole attive, tutto il peso sulle spalle, non sul collo, la gola rimane aperta, libera di respirare. Qui pieghiamo le ginocchia, portiamo le piante dei piedi a contatto, avviciniamo i talloni al bacino, sempre tenendo con le scapole, belle forti. E poi chiudiamo le ginocchia, sempre su un candela. Dentro e fuori l'aria, inspiro, raddrizzo di nuovo la candela. Stendo bene verso l'alto. Inspiro, espirando, ritorno, scendendo lentamente una vertebra alla volta, senza staccare le spalle e la testa da terra. Distendiamo le gambe sul pavimento, facciamo il pesce, quindi solleviamo il busto, inarchiamo la schiena all'indietro, appoggiamo il vertice del capo, tutta la schiena è sollevata da terra fino al bacino, il bacino è appoggiato come il vertice del capo, appoggiamo i gomiti, gambe distese, punte tese. E facciamo salire lo sterno verso l'alto, sguardo all'indietro. Possiamo, se vogliamo, anche staccare le braccia e chiudere i palmi delle mani, continuando a salire con lo sterno verso l'alto. Inspiro. Espirando, raddrizzo la testa, sollevandola, poi appoggio le scapole e appoggio la nuca. E rilasso completamente tutto il corpo. Il messaggio dell'universo. Oggi l'universo vuole che tu sappia che vivrai davvero quando accetterai la trasformazione. Tutto sta già mutando. Namaste.